Allora, sono qui con Barbara De Nigris. Non ti si può guardare, Alfio. Barbara, no. Cosa ne pensi di Alfio con la parrucca? Ma no, ma a me piacciono le persone schifose. Allora, voi dovete assistere al duetto tra che Alfio ogni volta che vede Barbara le dice respira. Deve respirare perché fa felice il mondo. È vero. Ha il suo costume meraviglioso del Sud Tirolo, scusami, ma lei è così perché anche al suo ristorante sei così, sì, vero? Sì, è vero, Barbara. C'è un occhio che tira a destra, eh? Va bene, insomma, oggi però ci insegna una ricetta meravigliosa, il filetto di maiale alle mele, e ci fa anche vedere come si fa l'aceto di mele, vero? Sì, perché il filetto... Che è una cosa che noi siamo curiosissimi. Esatto, filetto allora. Di maiale con una riduzione di mele, di aceto alle mele, e poi dopo spieghiamo anche come fare l'aceto di mele fatto in casa. Anzi, rubiamo un minuto in più per l'aceto di mele. Assolutamente. Allora, tu prendi il filettino lungo. Esatto, prendi un filettino lungo. Vedi, intero. Questi filetti di maiale sono molto belli anche da vedersi, sì. Cioè sono piccolini, sono pratici. Ed è una carne che adesso si mangia molto, magra. Vero, Evelina? Magra. Sì, sì, è magra perché rispetto a 20 anni fa ha molto meno grassi e quindi l'alto valore proteico la rende una carne da alternare alle altre, ricca di ferro, quindi consumiamola con tranquillità togliendo la parte grassa e magrissima. Esatto. Lo bardiamo con... Lo bardiamo con lo speck, giusto per dargli... per te e lo speck. Certo. Poi voi volete farlo col prosciutto crudo, si può fare anche col prosciutto, però è un piatto... È una ricetta molto veloce, molto al di là Trentino, Alto Adige, esatto. Quindi è giustamente così. Noi diamo dei consigli così di come poterlo utilizzare. Tra l'altro oggi proprio come ingrediente madre abbiamo la mela anche caramellata, insomma perché il connubio col filetto e la mela... Anche perché la mela è proprio vostra, delle zone, quindi... Ho visto che c'è una neve ancora sul lago di Carezza, tantissima. A casa tua... Bellissimo. Abbiamo fatto anche un pupazzo di neve, Alfio. Sì, ho visto, vero? È dedicato ad Alfio. Peccato che Alfio il pupazzo di neve non sa farlo, mentre i tuoi figli... infatti per quello che i miei figli hanno fatto un tutorial dedicato ad Alfio di come fare il pupazzo di neve. Ecco, allora, per dirti... Sono stati troppo carini. Ecco, veramente. Allora, abbiamo bardato... Non farti strane idee, lei ha un marito bellissimo, tranquillo. Io non sono geloso, Ha un papà geloso. Ma il papà è geloso, davvero. Marito no. Marito oddio, no. Diciamo che forse... Come fai a sapere il marito no, tu? Ah, perché non ho mai detto niente. Non mi minaccia neanche per telefono, niente. Forse non ti considera... No, ma poi in montagna sono bravi, Comunque, abbiamo ancora la foto di Alfio Giovane? No. No, perché la foto di Alfio Giovane, secondo me, è... Perché veramente lui era uno, insomma... Non so, l'abbiamo fatta vedere la scorsa settimana, adesso quando la riprende Fabrizio la facciamo vedere. Perché? Guardate che cos'era il Alfio Man! Scusami Barbara, è vero o no? Guardalo! Io non so cosa è successo in questi anni. Non lo so, il tempo è stato vivo. Guarda che capelli! Allora, abbiamo fatto in una padella con l'olio ben caldo. Andiamo a mettere il filettino bardato con lo speck, saliamo e pepiamo. Ci vogliono 4 minuti per lato, quindi possiamo tranquillamente. Nel frattempo, in un'altra padella, andiamo a fare una sorta di caramello veloce. Per le nostre mele. Per le nostre mele. Quindi che saranno il fondo, il contorno del filetto. Quindi zucchero, burro. E dopo, adesso appena si scioglie, ma ci vuole veramente un minuto, andiamo a metterci le mele, che rimangono un po' croccantine. Ma è anche bello, poi dopo si insaporiscono con il burro, ma poi è bello accompagnarle al filetto. In quest'altro recipiente, invece, andiamo a fare una riduzione di aceto di mele. Adesso andiamo a spiegare anche come facciamo l'aceto di mele. Abbiamo portato più step, così per far vedere anche il prodotto finito. Se vuoi io ti posso... controllare lo zucchero quando è pronto. Ok, perfetto, possiamo mettere le mele, padella. Così mi rendo utile. Ecco. Io ero interessato anche a sapere come si fa la grappa con dentro le mele, poi. Ah, la grappa, la grappa con le mele, è lo stesso procedimento? La grappa con le mele è un po' lo stesso procedimento di tutti i liquori. No, ma proprio per farla nella vasca da bagno, dico io. Cioè, vorrei un tutorial per produrla. Un tutorial. Allora, siamo andati a girare il filetto, bello dorato da una parte,
da questa parte invece andiamo a impostare. Mettere le mele? Sì, possiamo mettere le mele perché tanto vanno comunque cotte nel frattempo nel burro e zucchero. Da questa parte invece andiamo ad impostare la. Oddio, con le. Eh sì, perché con le luci. Con lo zucchero di canna, possibilmente. Invece per fare, esatto, la riduzione delle mele, la riduzione di aceto di mele si fa con 150 grammi di zucchero di canna e 150 grammi di aceto di mele. E questa si lascia andare un quarto d'ora, 20 minuti, finché non diventa una specie di caramello. Che anche molto, sì, esatto. Vedi, guardate che bello. Questo l'abbiamo fatto prima. Qui andiamo a bagnare con un goccino di vino bianco. E lo facciamo andare un po' di qua, un po' di là, un bicchiere di vino bianco. E questo qua possiamo abbassare il fornello. E lasciarlo andare. E va avanti da solo. Uguale con le mele, dopo un po' le giriamo così si fanno così. Ma la cosa che ci interessa è vedere come si fa, esatto, questo aceto di mele. Perché vedete, noi l'abbiamo fatto questa riduzione zucchero-aceto di mele, ma come si fa l'aceto di mele? Allora, l'aceto di mele, dopo aver fatto un bel dolce con le mele, ci avanzano tutti gli scatti, quindi uno strudel alle frittelle di mele, qualsiasi cosa che abbiamo, una torta di mele, ci avanzano gli scarti. La proporzione è un chilo di scarti, 1,5 litri di acqua naturale a temperatura ambiente. Quindi un chilo di scarti, di buccia di mele. Di buccia, buccia, torsolo, tutto quello che si scarta dalla mela. E poi cosa c'è? Un litro e mezzo. Poi di andrebbe acqua messa in un barattolo. Io qui ho portato il barattolo, questo qui è ancora in fermentazione. Cioè così e lo metti dentro in un barattolo? Va messo in un barattolo più grande. Questa è la metà della dose, quindi 0,5 chilo di scarti di mele e 750 di acqua. Questa ha già iniziato, praticamente va messo nel barattolo, per i primi 10 giorni va tutti i giorni fatto questo lavoro, va abbassato con qualcosa. Il recipiente è sempre di vetro, okay, perché sennò con la fermentazione comunque si ossida poi tutto quello che c'è attorno. Va abbassato tutti i giorni, va tenuto al buio, fino a che qua è già passata quasi una settimana, quindi prima era pieno pieno, adesso si sono abbassate per i 10 giorni, dopo i 10 giorni le mele sono la metà nel vaso, okay, e quindi sale insomma l'acqua. Dopo 10 giorni va coperto, va sempre tenuto al buio. E possiamo non girarlo in continuazione. Dopo 20 giorni va assaggiato e si sente già anche incomincia a sentirsi un po' l'agretto dell'aceto. Uh-huh. Se abbiamo, perché poi dipende anche molto dalla maturazione delle, certo, mele, dal delle tipo mele di buce. Se abbiamo difficoltà e vediamo che è troppo indietro, aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Hai capito? E così quando è pronto l'aceto? Dopo? Dopo 40 giorni è pronto, quindi da qua va facilissimo, quindi praticamente voi lo mettete con l'acqua dentro il suo barattolo, esatto, i primi 10 giorni lo mescolate, 10 giorni poi ce lo dimentichiamo per i prossimi 40 giorni, per i prossimi 20 giorni dopo l'assaggio. Il risultato è questo, è un po' torbido, però è questo, quello che vediamo in commercio è più limpido, certo. Questo invece... Proprio perché è naturale. Io consiglio di tenerlo in frigorifero. Perché comunque, essendo totalmente naturale... Esatto, poi lo si finisce veloce, ecco. Poi, esatto. Però è importante perché intanto la politica degli avanzi, per cui naturalmente noi le mele, di solito le bucce delle mele le buttiamo via, invece in questo caso le ricicliamo. E poi è sano. No, ma quindi... poi non solo. Dall'aceto di mele, con 1 litro di aceto di mele, andremo a fare l'aceto di lamponi. Ah, ecco. Quindi questo lo faremo la prossima volta. Bene. Con i lamponi macerati, il rosmarino e andiamo avanti con... Molto interessante, l'aceto di mele tra l'altro è perfetto. Ha anche nelle diete è importante. Ha un'azione remineralizzante proprio per le proprietà che forniscono le mele. In più questo, diciamo, naturale fatto in casa è più ricco di fibre. Ha un'azione anche depurativa, diuretica, soprattutto se lo beviamo con un bel bicchierone d'acqua. La proporzione di un cucchiaio per un bicchiere la mattina ci aiuta ad assumere vitamina C, fibre e minerali. Perfetto. E noi impiattiamo. Allora, guardate, possiamo già impiattare. Sì, guardate che bella ricetta vi abbiamo dato. Il filetto di mele bardato con lo speck, avete visto, semplicemente olio. Tu non l'hai infarinato, quindi no, niente. No, perché è una cottura talmente rapida che 4 in realtà... minuti per lato. Esatto. Un po' di vino bianco ed è pronto. Le mele le abbiamo caramellate con burro e zucchero, perfette.
Dai. Adesso andiamo a vedere la riduzione dell'aceto di mele. La riduzione dell'aceto di mele, e vi abbiamo insegnato anche a fare l'aceto di mele con le bucce. Tu lo conoscevi questo, non il tempo delle mele, la musica, il fatto di usare come si chiama, la buccia della mela. Guarda, sono 5-6 anni che fare le proprie fermentazioni a casa va molto di moda, bisogna ovviamente farle con cognizione di causa perché ci possono anche essere effetti spiacevoli, ma è un mondo molto interessante, anche delle bevande si possono fermentare, quella che si fa di più a casa è la kombucha, se qualcuno se la vuole controllare. La? Kombucha. Kombucha è una bevanda orientale fermentata, molto buona e fa molto bene, frizzantina. Allora, ieri ti ho visto preparare il kebab a te, non me l'hai ancora fatto il kebab a te. Perché Fulvio mi ha fatto venire voglia con la pita l'altro giorno. Allora... Sì. Adesso organizziamo, perché il kebab è una roba che... Ci siamo persi un po' con l'aceto di mele e non ho messo il rosmarino nella padella. Vabbè, comunque, ma è meravigliosa questa ricetta. Poi uno può metterci ricetta. Qualsiasi spezia. E abbiamo fatto la riduzione zucchero e aceto fatto di mele. Abbiamo fatto la riduzione zucchero e aceto di mele, che è anche... un lenitivo per la, esatto, per la gola. Sembra quasi un miele. Mettiamolo, sembra quasi un miele, ha ragione. Guarda, io questo piatto me lo mangerei subito e mi sembra anche molto sano, obiettivamente. Filetto di maiale alle mele, bravissima Barbara De Nigris, che ci porta la sua terra, la sua montagna, nella sua cucina. E adesso andiamo a giocare? No, pensiamo di andare... Scusate, siccome c'ho l'ossessione...